C'è questo, quando vai con la macchina devi stare sempre attento a destra, se peggio te lo, quasi come Ro. Io adesso subito vado a Macerata che non do le precedenze, non metto la freccia perché tanto non c'è mai nessuno per strada. Ah, quindi per il, manca il traffico ma... non c'è, cioè, c'è il traffico ma alle 6 del pomeriggio e alle 8 del mattino qui invece costantemente, cioè. Qua c'è sempre traffico e soprattutto, ognuno ha regole sue. Ah certo, ma è normale, al sud è così. Tommaso, ma tu che ci fai qua a Lecce? Per l'ennesima volta, perché noi ti seguiamo sui social e sappiamo che stai sempre a Lecce. Stai più a Lecce tu di me? No, quello è. Vabbè, vengo d'estate, vengo d'inverno quando posso. Adesso sto qui perché stasera c'è la partita. Abbiamo deciso con la ragazza di venire a vederla. Facciamo una toccata e fuga perché siamo arrivati alle 4 e ripartiamo la mattina alle 7, quindi giusto proprio per la partita, perché comunque siamo stati sia a San Benedetto una settimana fa a vederla e ci tenevamo a vedere anche questa, perché io lo spero vivamente che non si dice quello che spero accada. No, anche quindi. Perché i nostri utenti vedranno l'intervista tra qualche giorno, quindi no, sapranno già l'esito, mentre tu ancora non lo sai. Eh no, io no. Ci spieghi un po' come è nato, come è sbocciato questo amore per questa città, per questa tifoseria, per questa squadra? Non per rimettere il dito nella piaga, però ricordiamolo, era nato tutto in maniera sbagliata. Beh, sì, era nato in maniera sbagliata dopo quella partita Lecce Catanzaro di 2 anni fa. Però ti dico, l'amore per Lecce è nato quando sono arrivato. Quando comunque ho chiesto scusa e ho visto che le mie scuse erano state accettate. E ti dico che non è facile qui a Lecce. Sì, lo so, ma cioè, è difficile che la tifoseria torni indietro sui suoi passi. Davvero molto difficile. Me l'hanno detto, non sei il primo che me lo dice, beh, sono contento di questa cosa. Infatti ne parlavamo anche prima con Virginia. Detto, ma tu ti ricordi quando sei venuto a Catanzaro che hai fatto? Sì, mi ricordo, ma hai visto come cambiano le cose? Fatte, riteniamoci fortunati, perché magari poteva capitare che non accettavano le mie scuse, e quindi anche in quei 6 mesi che ho giocato qui erano un po' più tormentati, potevano essere, comunque no, non saremmo più potuti venire in maniera tranquilla qua. Ma no, sì, infatti sono contenta per questo, perché anche a me Lecce, comunque, anche lei è innamorata, cioè io sono innamorato dal punto di vista calcistico, perché comunque Lecce è stata sempre una grande piazza, ha fatto sempre comunque Serie A e Serie B, e mi dispiace che adesso stia in Lega Pro, e sia dal punto di vista calcistico, dicevo prima, che dal punto di vista anche delle persone, comunque mi sono trovato benissimo questi 6 mesi qua, ogni volta che vengo comunque vedo che comunque le persone si ricordano e ti chiedono. Sì, ma sei seguitissimo sui social network, cioè su Facebook. Sì, anche se ormai, devo dire la verità, ormai è più Virginia
È il tuo procuratore? Sì, diciamo che è il mio procuratore su Facebook, perché sì, comunque io Facebook ci sto, ma lo uso poco, lo uso solo per vedere alcune cose, non seguo più di tanto la moda da adesso dei selfie, dei post. Io, infatti, ci fate caso, penso che l'ultimo proprio post mio vero risale a un mese e mezzo fa, con una foto, con qualcosa. È lei più che altro che mi tagga nelle foto che ci facciamo, sì, che mette i post sui vari siti di Facebook, sui vari social. Non sei molto social, ma sei molto sociale. Sì. Quando vieni qua hai tanti amici. Questo sì, questo sì. Sì, quando vengo qua comunque, a parte lo splendido rapporto che ho con Simone. Dobbiamo parlare. Come è nato questo rapporto con Simone, che per i nostri amici lettori è Simone ovunque. Sì. È nato, ritornando, sempre contro il Catanzaro, ma stavolta era sponda Lecce, giocavo con Lecce. Quella partita che cacciarono qua, diciamo, non dico tutta la squadra, ma quasi, sì, compresi mister, direttore, team manager, comunque tutti quanti. E Simone a fine partita fece invasione di campo, perché, e poi mi ha raccontato, perché io all'inizio non lo sapevo, non gliel'ho chiesto, mi ha raccontato che voleva andare dall'arbitro a dirgli che aveva arbitrato male. Poi fortunatamente è stato prima placcato da Graziano, il magazziniere, sì, e poi comunque quando ha visto a me è scoppiato a piangere. Io gli avevo promesso all'inizio della partita, che ero andato sotto i tifosi a parlare un attimo, che se avessimo vinto gli avessi regalato la maglia. Sì. Purtroppo avevamo perso. Questo un po', però io l'ho regalata lo stesso, perché comunque ho visto Simone che piangeva, che comunque era disperato dopo aver perso Don a Catanzaro in quella maniera. Tra l'altro Simone, che si è ripetuto nell'invasione di campo, l'hai visto il filmato? L'ho visto dopo la partita. Aspettavo, voleva dire a Padalino che... Sì, l'ho visto, mi ha scritto, mi ha mandato le foto. Sì. Ho mandato la foto quando sei seduto in mezzo al campo, proprio a centrocampo, ma avete visto, fatto invasioni, io ho detto un'altra volta, sì, volevo andare, volevo aspettare la squadra che salisse dagli spogliatoi. Io ho detto, Simo, però è ora che queste invasioni cerchiamo, e fa sì, no, è stata l'ultima. Quindi ho detto, vabbè, l'importante anche era perché poi a 18 anni cominciano poi con i DASPO. Per adesso è fortunato, ancora minorenne, ma a 18 anni poi i DASPI scioccano, cioè, la questura non vede l'ora. Quando vieni qua, che cosa ti piace fare? Allora, quando vengo qua, fosse per me, girerei la città 142.000 volte, cioè tra piazza Mazzini, piazza Sant'Oronzo, girerei tutta Lecce in continuazione. Fosse per la mia ragazza, starebbe sempre al mare. Sì. Perché purtroppo lei ha la mania di prendere il sole, deve diventare nera come la pece, e quindi quando vengo con lei facciamo un mezzo giro a Lecce e poi stiamo le ore, poi 10 ore sotto il sole, mare, spiagge e soprattutto aperitivi, perché comunque a me piace il rustico, devo poi mangiare il pasticciotto, quindi queste cose io le devo mangiare. Vabbè, se vengo a Lecce non le mangio. Il classico, ormai sei il classico leccese, sì, il classico salentino. Sì, la mattina caffè e pasticciotto, il pomeriggio verso le 4, le 5. Mari, non che so. Poi tra l'altro è anche la tipica dieta che seguite voi calciatori. Sì, come no, cioè, dieta a pasticciotti e a rustici, cioè, anche il mister ai tempi quando giocavo qua a Bollini mi disse mangia rustici e pasticciotti che vedrai che in campo rendi alla grande. Anche perché per saltare hai bisogno di energia. Certo, quindi. Ovvio. Ma invece a livello calcistico quest'anno come lo valuti, come è andata, che esperienza è stata? Allora, guarda, ti dico, a livello personale mi ritengo abbastanza soddisfatto. Comunque ho fatto le mie partite, alcune bene, alcune meno bene. Sai, nel calcio non sempre un giocatore disputa 30 partite su 30 alla perfezione e magari porta la vittoria del campionato alla squadra.
comunque nel mio piccolo penso di aver fatto bene. Nell'ambito della squadra purtroppo siamo incappati nella retrocessione, abbiamo avuto dei problemi a livello societario e quindi diciamo che quest'anno, se si potesse cancellare così subito, lo farei. È andata così. Sì. Ma c'è stato un momento, magari a gennaio, che ti ha chiamato qualcun altro? Guarda, sei pentito ti di dico, non aver fatto scelte diverse? Ti dico la verità, la mia è stata una scelta consapevole del fatto che comunque in Ancona avremmo avuto dei problemi sia a livello societario che a livello calcistico, però ero sicuro da un altro punto di vista che avrei avuto la mia opportunità di giocare, quindi ho sfruttato questa cosa perché negli ultimi 3 anni ho giocato poco, quindi sì, per me era un rilancio, quindi io, insieme al mio procuratore, abbiamo deciso di rilanciarci e dire sì all'Ancona, anche se sapevamo che comunque avremmo avuto dei problemi a livello societario, calcistico e tutto. A gennaio ho avuto sì una richiesta, una era di una squadra, si del può mio, dire? Sì, era una squadra del mio girone, il Teramo. Ah. Però diciamo che in quel momento eravamo messi meglio noi di loro in classifica, quindi poi Lazaro è andato a fare il secondo perché mi hanno chiamato come secondo, quindi ho detto sì, questo ok, qua, prenderò già i soldi a Teramo, però qua gioco, stiamo messi meglio in classifica, ho detto guarda, allora a sto punto rimango in Ancona, mi gioco la salvezza qua, anche se non dovessi prendere gli stipendi, però mi gioco la salvezza, me la gioco io. Cioè, e infatti com'è stato esattamente il contrario, giustamente è stato il contrario, perché tante alla fine quello che penso io, se per al contrario Teramo si è salvato e l'Ancona è retrocesso e tu non hai giocato e io non ho giocato, no, giocavo le prime 25 sì, partite, l'ho fatte, sono poi, le ultime 10 che contavano, che hanno, non ho fatte più. Ti hanno cambiato, hanno capito che se giocava a scuffia c'era l'opportunità di salvarsi, e quindi certo, hanno deciso no, scuffia non deve giocare. Quindi se c'è qualche direttore sportivo che si vuole salvare quest'anno, non chiamate scuffia. Certo. Solo scuffia solo per la vittoria dei campionati. Quindi, che si tramutano in salvezza, perché ecco, quest'anno eravamo partiti per la salvezza, siamo retrocessi. Se uno mi dice Tommaso vieni che facciamo il campionato, ci salviamo. Quindi sappiatelo tutti i direttori sportivi, Tommaso solo per la vittoria del campionato. Negli ultimi anni, a parte Lecce, abbiamo capito che ti è rimasta nel cuore, c'è stata qualche altra esperienza che ti ha interessato, che ti ha colpito, che vorresti rifare? Ma guarda, ti dico, negli ultimi anni, cioè praticamente leva la parentesi di Lecce, negli ultimi 4 anni ho fatto 3 anni a Catanzaro e 1 anno in Ancona. L'anno in Ancona, ecco, abbiamo parlato adesso, siamo retrocessi. A Catanzaro penso che in 3 anni abbia fatto 13 partite, 14 partite, quindi eliminiamo a priori anche Catanzaro. Gli anni di prima Melfi, ok, ho fatto 70 partite, siamo salvati. Quello lo rifarei, dico la verità, perché abbiamo fatto 2 anni di fila, 2 salvezze che avevano dell'incredibile, perché comunque ci davano per spacciati, eravamo partiti il primo anno, abbiamo girato al girone di ritorno, la prima avevamo 9 punti, quindi al girone di ritorno abbiamo fatto una simil Crotone, diciamo, più o meno, perché comunque abbiamo fatto una 30ina di punti, ci siamo salvati all'ultima giornata, mentre il secondo anno siamo partiti meglio, siamo arrivati a 3 punti dai playoff, quindi anche se il secondo anno noi siamo partiti per la salvezza, perché Melfi è una città piccola, una società che comunque punta a rimanere in categoria, purtroppo quest'anno poi sono retrocessi. Però puntavano molto sui giovani. Sì, loro c'hanno quello, infatti rifarei quell'esperienza, perché nei 2 anni che sono stato a Melfi non dico che ero il più grande, ma poco, quasi poco ci manca, quindi era una cosa anche carina, perché comunque ci rapportavamo tutti in maniera tranquilla, non c'era il grande che magari poteva dettare legge o quello più piccolo che veniva bullizzato da altri ragazzi, quindi eravamo tutti quasi della stessa età, quindi eravamo tranquilli, ci davamo una mano a vicenda, eravamo una bella squadra, dico, non eravamo, se non si giocavamo contro il Lecce era capace, sì, perdiamo 6-0 perché ma anche a no, nomi, però avevamo creato un bel gruppo, dico, e di quel gruppo siamo rimasti in contatto in tanti,
vediamo tuttora, anche chi magari gioca in Serie D o chi comunque ha smesso perché magari non voleva più giocare a calcio. Ti dico, a parte Lecce degli ultimi anni, l'esperienza di fare è Melfi. Portiere più forte della Lega Pro, chi è secondo me? Di tutti e tre i gironi. Tutti e tre i gironi? Allora guarda, girone A non me lo chiede perché stanno ho seguito poco, non saprei, cioè, a parte ecco quello dell'Alessandria che mi dispiace, cioè, io non voglio criticarlo, però purtroppo è incappato anche lui in degli errori che poi purtroppo gli sono costati la promozione all'Alessandria, perché cioè, conosco Ravaglia della Cremonese, perché comunque giocava a Cosenza, abbiamo giocato contro, poi beh, lui ha giocato in Serie B a Cesena, quindi è un ottimo portiere. Delle altre squadre ti dico non me li chiedere perché non me li ricordo, cioè mi ricordo solo Viotti della Gian Erminio perché stanno hanno fatto un campionato stratosferico la Gian Erminio. Viotti se non sbaglio è ex Martina Franco, vivaio della Roma o no? Boh, non mi ricordo, no. Poi beh, sapevo che c'era Max Arezzo. Sì. Beh, Max è un bel portiere. Del nostro girone chi mi ha impressionato tanto, ma già l'avevo visto, è Francesco Forte della Maceratese. Che è forte di nome di fatto. A quanto pare sì, perché comunque extra Mezia, ci abbiamo pareggiato quella famosa partita 2-2, l'ultima del campionato, che non ci siamo qualificati per i playoff a Lecce. E lui era il portiere. Poi, vabbè, Narciso de prima Gubbio poi Teramo, ex Foggia, buon portiere. E poi Narciso che ha rischiato la morte di venire a Lecce. No, ma anche di venire a Lecce a gennaio, sì, poi è venuto Verucchini. Poi vabbè, c'erano dei giovani, comunque il portiere del Forlì, Turrin era un buon portiere, il portiere del Lumezzane, Pasotti era un buon portiere. No, ma ce ne stavano nel girone nostro diversi buoni portieri. Ma cioè, non se ne sono visti, non c'è stato quello che ha fatto comunque errori eclatanti da Dio, Dio quel portiere, no? Nel girone C invece ti dico, vabbè, a parte Pippo lo conosco da una vita, abbiamo fatto la nazionale insieme, abbiamo fatto un sacco di, mi ricordo quando stavo al Milan, che Pippo è forte. Pippo è di categoria superiore. Sì, Pippo la Serie B la fa tranquillamente, non a caso l'ha fatta già, quest'anno c'era. Poi purtroppo comunque si è trovato in una squadra che aveva quattro portieri titolari. Sì, si è trovato Cragno, si è trovato Gori. Cragno è un signor portiere per la Serie B, stanno ha dimostrato quello che sta facendo tuttora, che ieri anche nella partita dei playoff. Gori, anche se ha 36-37 anni, comunque è continua a essere un portiere affidabile in tutti i sensi, un signor portiere secondo me. Ti dico, anche Marco Breve secondo me è un buon portiere. A lui serve un po' di continuità. Sì, ma guarda, lui la continuità ce l'aveva avuta perché a Martina Franca aveva fatto benissimo. Sì. Poi giustamente sai, quando vieni, che Lecce è una piazza difficile, soprattutto per i leccesi. Sì, ti mettono, poi ti levano, poi ti rimettono. Cioè anche il portiere un po' va in crisi, cioè è normale credo. Il portiere è uno poi di quei ruoli che ha bisogno davvero di continuità durante la stagione. Sì, il portiere io penso che è di fiducia. Se il portiere faccia tre partite, poi lo cambi, dopo tre partite lo rimetti, poi lo ricambi, poi magari arriva l'allenatore nuovo quindi ti rimette, poi ti ricambi, cioè non prende mai quel ritmo della partita per poter far bene, perché comunque anche Breve, Gomis, tutte e due non hanno reso quello che potevano rendere, perché anche Elis non è un portiere scarso, cioè se era scarso non faceva la Serie B, non era del Torino, non lo prendeva, stava sotto contratto col Torino. Disse anche bravo, purtroppo è capitato un'annata, capitano quelle annate storte come capitano a tutti i portieri, perché non è che o come capitano agli attaccanti o come capitano ai difensori o come capitano ai giornalisti come capitano a tutti quelli che lavorano. È difficile che io sbagli le pagelle, ma no, beh, tu le pagelle sei il numero uno, a parte quando mettevi 5 a me, però ma passiamo da una cosa all'altra. La canzone del momento tua qual è? La canzone del momento mia. Ti dico, non ce n'è una. Cioè, prima, ecco, anche prima, quando stavamo in treno con Virginia,
certo punto ho rubato le cuffiette perché sennò sempre le assi della musica che io mi stavo facendo due maroni. Ho messo le cuffiette, ho preso una playlist a caso e mi sono capitati i Bundabashi, su Sound System. Cioè, voglio dire, tu non ti stacchi più dal Salento. No, cioè, ma allora, una cosa sul Sound System e i Bundabashi li conoscevo già da prima, perché comunque è una cosa che mi ha trasmesso papà. Perché mi ha portato il primo concerto che ho visto, uno dei primi concerti sono stati sul Sound System, quindi ti dico. Mi sono innamorato di quella musica, di quel genere, quindi. Poi da quando capisci le parole. Sì, pure. Poi il mio. È cambiata mio, la vita. Io c'avevo un tarlo nella testa. Era conoscere i Sud Sound System dal vivo. Guarda caso, vengo a Lecce. E dopo la prima partita, quella famosa partita col Matera che ci rinviarono al giorno dopo. Dopo quella partita io, sai, sono lento a farmi la doccia, mi gusta sta sotto la doccia. Sì. Esco fuori e Gianluca mi fa, dichiara. Tommy, vieni, guarda chi c'è. Chi ci sta? E chi c'era? Fabio di Sul Sound System. Io ti giuro, stavo lì, ho detto, mo svengo, perché era il tarlo mio, ho detto, devo conoscere Sul Sound System, me l'ho conosciuto. Poi vabbè, ho conosciuto Nando Po. No, sì, stavo aspettando Fabrizio. Ah, c'era Micco, è vero. Sì, poi ho conosciuto Nando Po alla Tattoo, Lecce Tattoo Fest, là, mi ricordo. Sì. Manca solo Dorrigo, ancora non l'ho conosciuto. Vabbè, ma c'è tempo. C'è tempo. Dei Bundabashi non conosci nessuno, invece. No, dei Bundabashi non conosco. Ma possiamo nessuno, sempre conosco rimediare. Solo le canzoni. Comunque quelle che sentivo prima in treno erano Somebody to Love, mi sembra si chiama, Danger. Somebody to Love, se non sbaglio, era dei Queen. Sì, ma l'hanno rifatta anche loro. Ma un attimo, guarda, ci guarda sul cellulare, sì, perché guarda, devo guarda per perché forza sapere. Guarda perché poi ci criticano. Appunto, ci criticano, è brutto. Mentre cerchi la canzone, invece su come serie TV. Somebody to Love, Bundabash, vedi? Sasha e Rega è l'importante. Vabbè, poi Despacito. Vabbè, quindi era una lacuna mia, quindi chiedo scusa. Ah, Summertime, la famosa canzone che mi ha fatto conoscere Checco. Sa tanto Checco. Vabbè, c'era l'Inno del Lecce, capitava pure quella, ma. Quale l'Inno del Lecce? Perché ce ne sono 10.000. L'Inno del Lecce giallo russo, quello del Sud Sound System. A proposito, cantami. No. Un coro soltanto, quello un che coro. È rimasto. Sì. Tra l'altro ti devi riscaldare per stasera, quindi. Che è Curva Nord. Sì, giusto? Certo. Dai, che figura mi fa quando la vedono. Se non mi ricordo come fa, che guardo il cielo da questo e mi accorgo che il suo colore è sempre più giallo-rosso, e dalla curva s'alzerà un coro magico Lecce, facci sognare e ci un super un barese, ale, ale. Hai visto la sale? Me lo ricordo. No, perché delle volte mi scordo dei pezzi, poi invece oggi mi è venuto proprio diretta. Vabbè, così. Ma quindi dicevo, serie TV, Netflix, queste cose, no, non Netflix, ti interessano? No, no, perché ti ho detto. Infinity. No, perché allora. Quest'anno ero partito con. Avevo preso casa in Ancona, anche se abito vicino. Ero partito con la cosa di. Stanno mi guardo 2000 serie TV. Gomorra. Sì, ho detto le guardo tutte. Poi non c'ho Sky. Netflix non me ne andava perché. Infinity uguale. A un certo punto è entrata nella vita nostra, mia di Virginia, un cane e quindi mi sono dato al mondo canino. Quindi stavo dietro a lei. Vabbè, la televisione l'ho vista poco. Purtroppo non ti posso aiutare, io non so. La televisione ti dico, l'ho vista poco, ecco. A parte quando c'è la Virginia, che purtroppo è fissata con Amici di Maria De Filippi. Il sabato sera era d'obbligo, la Serie A non esisteva per me. Io quest'anno partite zero. Che facciamo? C'è Amici. Vabbè, è che Amici è pure gratis, è quello il problema. È che Amici, quindi la televisione non può nemmeno Sky toglierle. Quindi stanno mi sono fatto una bella mangiata di Amici e conosco tutti i bagni. Vabbè, io non l'ho visto, però se mi dici chi è il tuo preferito, tanto qualcuno sicuramente. C'era un ragazzo marchigiano, Andreas, che ballava, che alla fine ha vinto. Ero sicuro che avrebbe. A parte ero sicuro che avrebbe vinto perché l'anno scorso c'era, poi si è fatto male a un braccio, quindi è andato via, stanno è ritornato. E ci avrei scommesso di lui perché comunque è un bravissimo ballerino. Infatti alla fine sabato scorso ha vinto. Quindi ha vinto lui. Sì. Finita la tragedia. Sì, 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 per fortuna. Chi non l'avesse visto, no, non guardate l'intervista. Staranno le repliche. Lo spoiler. Quando fai un po' di autocritica, no? Che cosa pensi di aver sbagliato nella tua carriera? Nella mia carriera? Sì.
se pensi di aver sbagliato qualcosa. Sì, sicuramente ho sbagliato, chi è che non sbaglia, dai, se non eravamo, eravamo umani, eravamo dei robot se non sbagliavamo. Io penso di aver sbagliato quando per la prima volta sono andato via di casa. Sono andato via pensando di poter spaccare il mondo da solo, andare a Firenze con la Fiorentina, e invece, mi sono accorto che da solo non riuscivo a fare niente. E lì infatti ho avuto la batosta che dopo un anno e mezzo di Fiorentina, la Fiorentina ha deciso di mandarmi via perché... Chi era il direttore? Pantaleo, il grande Pantaleo Corvino. Lui mi prese e lui mi riscartò. Perché secondo lui... Eri troppo alto. No, secondo lui a me piaceva più mangiare e stare dietro le donne che giocare a calcio. Ma si sbagliava la grande. Si sbagliava la grande perché... Sì, vabbè, mangiare è sempre piaciuto. Però... Tu segui solo una dieta. Ancora non c'era, sì, ancora la dieta salentina. No, dire, però c'era la dieta fiorentina che mi stecca che... da un chilo e mezzo. Quindi. Anche là. Però anche no, mi dispiace, a me quello, l'unico rammarico che ho avuto è stato quello. Perché comunque poi magari la carriera era sempre la stessa, perché sì, magari, però sai, se magari riesci a entrare nelle grazie dell'allenatore, come appunto succede per che posto di Babacar, che comunque giocava con me, cioè giocava, sì, insieme in primavera, poi lui in un'altra categoria anche lui. Entrato nelle grazie all'allenatore della prima squadra, Mihajlovic l'ha fatto esordire, lui poi ha fatto la gavetta in Serie B, poi è tornato in Serie A, e adesso è attaccante della Fiorentina, stanno facendo 11 gol. Quello ha fatto 11 gol e li ha fatti tutti quando sapeva che io non lo schieravo nel fantacalcio. Giusto, vabbè, ma tanto sempre così, io non lo faccio il fantacalcio, ma so che se lo farei sarebbe uguale. Sì, la stessa cosa, perderei sempre, tanto è una costante ormai. Non so se hai seguito l'addio di Totti, io mi sono fatto sincero. Sì, io come... ti dico. Io sto a Totti, cioè sono stato a Totti come Virginia sta alla Maria De Filippi. Io immagino che piange Virginia davanti. No, non ha mai pianto, ha pianto domenica perché sì. Virginia è tifosissima della Roma. Ah, io sì, io piango. Virginia è tifosissima della Roma e quest'anno praticamente è riuscita a portarmi dalla parte della Roma, perché io tifavo sì Milan, però diciamo che mi ha portato più a tifare Roma. E ti dico, l'addio di Totti l'ho seguito in replica perché domenica sia il pomeriggio che comunque la sera ero stato impegnato a fare il trasloco da Ancona, sì, a sistemare le cose, quindi l'ho seguito la sera dopo su Sky con programmi. Vabbè, non c'è bisogno di essere tifoso della Roma, no, io per dico, commuoversi davanti, assolutamente davanti a Totti si sarebbe commosso chiunque, penso. E ti dico che è uscita la lacrimuccia anche a me. Mi è dispiaciuto anche perché comunque ho visto lui in un'altra maniera, cioè l'ho visto come uomo, non come calciatore, sì, perché non la parte, vabbè, quando sai vai sui programmi, ma si tratta di 10 minuti, 2 parole e poi via. Vederlo così, che piange in mezzo al campo, comunque che abbraccia i figli, che abbraccia la moglie, che non riesce a leggere la lettera perché comunque era commosso, sì, è un po' mi ha fatto pensare comunque a quanto è bello il mondo del calcio, perché comunque ti leghi a tante persone, cioè certo, c'erano 70-80 mila persone che piangevano per lui allo stadio, certo, più non casa, so quante da casa, e questo non è il bello so, del non calcio. Non so se hai notato, e in questo sei molto fortunato, è rimasto l'ultimo baluardo di un calcio romantico. Chi è? L'ultimo baluardo di un calcio Buffon. I portieri c'hanno, vabbè, a parte Totti che arriva da 42 anni, però i portieri c'hanno un culo della Madonna perché arrivano fino a... Sì, cioè ma... si spingono fino a dove gli altri non possono. Dico una cosa, io spero per Buffon, non sono juventino e delle volte tendo ad essere anti-juventino perché non mi stanno simpatici i bianconeri. Buffon, io sarei contento se quest'anno vincesse la Champions, ma non per la Juve, per lui che se la merita, perché dopo una carriera come quella di Buffon, se non riesce a tirare su la Champions League, io penso che se Buffon non la vince quest'anno continua fino a quando non la vince,
e Buffon c'ha tutti i mezzi. Vabbè, allora è meglio se non la vince, se ci godiamo Buffon. Ma continua lo stesso anche se la vince, sa, secondo me, perché un altro anno te lo fa, sì. Sì, ma cioè Buffon secondo me è come il vino, più invecchia più diventa buono. Incredibile, in effetti questo è vero. Buffon veramente stanno ha dimostrato di essere, penso, il più forte del mondo. Si meriterebbe la Champions League e il Pallone d'Oro per quello che sta facendo, quindi. Io l'ho conosciuto quando stavo a Coverciano allo stage, che c'era anche Pippo con Berucchini, sì. E Buffon è idolo indiscusso. Tra le nuove leve su chi punteresti? Su Donnarumma o su qualcun altro? Su Meret, portiere della spalla. Dico, quando è esordito avrei puntato tutto su Donnarumma, sì. Ci avrei puntato anche la casa che non c'ho. Però le ultime partite Donnarumma, non so se per presunzione o per non so cosa, ha dimostrato delle lacune. Non dico caricato che... un po' troppo. Sì, quello sicuro, è poco ma è sicuro. Non dico che è scarso, perché un ragazzo da 16 anni esordisce in Serie A, fa 50 partite, io a 16 sempre anni... Sempre Mihajlovic. Sì, io a 16 anni stavo a giocare ancora con il pallone sotto casa, quindi... Sì. Però anche Meret, che poi era l'altra promessa insieme a Scuffetta, perché erano, sono tutte due, sì, scuole udinese, quindi c'era Scuffetta, ma alcuni dicevano che era più forte Meret. E Meret sta dimostrando... che chi diceva che era più forte di Scuffetto non ci aveva torti, perché Meret quest'anno ha fatto un campionato divino. Il problema è che Scuffet è rimasto all'Udinese fra il secondo. Il problema di Scuffet è che secondo me quando ti arriva un'offerta di quel genere dall'Atletico Madrid, comunque è una vetrina importante. Mi pare che l'abbiano fermato i genitori. Fai la Champions League, poi ti si può aprire un mondo calcistico enorme, perché comunque c'hai visione in tutta Europa, in tutto il mondo, comunque c'hai... Poi se i genitori hanno pensato che secondo loro era meglio rimanere a Udine per fargli finire la scuola e poi dopo magari successivamente poter fare delle... andare all'estero a provare, quello non so che dirti, cioè io... fosse successo a me saresti andato, ma tu l'hai già fatto. Avrei pensato prima, cioè giustamente avrei detto cavolo, sai, devo finire la scuola, ci avrei pensato 3 minuti questo, sì, per far vedere i miei che mai ci pensavo. Poi sarei andato, cioè comunque, ma non tanto per i soldi, perché comunque avrei guadagnato un milione d'euro l'anno, sono soldi, ragazzetto di 18 anni, certo, 17 anni, per l'occasione. Certo. Perché comunque, cavolo, quando ti ricapita, cioè, sai come quel detto, quando passa il treno devi prenderlo, se no non passa più. Sì. Quello è stato il treno, è passato, e poi guarda che succede, Scuffetto fa il secondo, si fa le ultime 3 o 4 del campionato perché l'Udinese si salva, e purtroppo sono treni che vanno presi. Ma il tuo futuro come lo vedi? Il mio futuro in questo momento vedo tanta nebbia, no, a parte gli scherzi. In questo momento non saprei dirti, comunque a parte finito adesso il campionato, si stanno sistemando adesso le prime panchine, le prime cose, quindi io ti dico, se dovessi rimanere in categoria vorrei cercare di restare vicino casa, comunque se mi devo allontanare deve essere una vicino bella Lecce. Piazza, sì, vicino... Vicino Lecce, ma vicino Lecce, oppure dentro Lecce direttamente. Dentro magari. Lecce, pure dentro Lecce. Dentro, sì. Lecce. Se, comunque, a parte scherzi, rimango in categoria, vorrei rimanere vicino casa, uno perché comunque ormai sono 7 anni che sono lontano da casa, inizio a essere anche stanco dei viaggi, di non poter stare. 25 anni, però. 26 stanco. 26. Sì, ma no. Più che altro sai che è stanco di non poter vivere la quotidianità della famiglia, della ragazza, degli amici, perché 3 anni a Catanzaro sono stati 3 anni che io e mio figlio ci saremmo visti una volta ogni mese e mezzo, i miei quasi mai, comunque quando tornavo erano 12 ore, tornavo per 12 ore e stavo 12 ore con Virginia. E ti dico, stanno a parte, vabbè, stavo ancora, quindi mi sono trovato benissimo in casa. Però se ci dovesse essere la chiamata
di una squadra del sud che veste giallo-rosso, sta nel Salento. Come prima cosa chiedo se vogliono venire con me i miei, cioè me li porto giù. Poi anche Virginia. Ascolta, con l'automatico come te la cavi? Automatico? In che senso? A fa gasolio. Bene. Sai quanto gasolio faccio? Io ormai... con i soldi miei adesso vediamo quanto ne fa. Certo, vai. Quanti soldi me dai per farlo? Cioè, quanto te devo fare? Mo vediamo. Ah, paghi con la carta, facile. Quando uno c'ha i soldi. 50, ragazzi. Come avrebbe detto Totti, cioè come ha detto Totti, io se nella vita non avessi fatto il calciatore avrei fatto il benzinaio. Perché però è vero, ma anche io da piccolo quando facevo benzina con papà, che vedevo il benzinaio che tirava fuori questo malloppo dei soldi, ho detto madonna, ma questo è ricco. Poi mi ricordo che papà mi scriveva che quei soldi invece andavano per pagare la benzina quando gliela portavano, ho detto mi sa che il benzinaio non mi conviene farlo. Per fortuna riesco ancora a giocare a calcio se succede qualcosa. Però un futuro ce l'hai, eh? Sì, il futuro da benzinaio sì. Quello sì, non manca. No, ma a Lecce non costa niente la benzina. La prossima però vengo a far pieno qua. Faccio il pieno, poi la riporto a casa.